risparmio. Gli italiani tornano ad investire dopo anni di crisi, ma le incertezze non sono finite, soprattutto per i più giovani. Il nostro inviato è Dario La Ruffa. Piano piano tiriamo fuori la testa dalla crisi. I dati dicono che il 2014 è stato un anno sorprendente e l'inizio del 2015 conferma. Messi in fila al Salone del Risparmio, i numeri raccontano che i fondi di investimento hanno raccolto come non mai da 15 anni. D'altronde i bot o i soldi in banca ormai rendono poco o nulla, quindi chi può si muove. E così la gente riprende a frequentare questa piazza, Piazza Affari, la borsa italiana, dove si rischia di più ma si guadagna anche di più. Il problema però, ieri come oggi, è capire: avrò affidato i miei soldi alla persona giusta? Il primo elemento da valutare è nel dialogo con la persona, che sia la persona che sta nella banca, un promotore che mi consiglia, è: gli sta a cuore il mio interesse, mi sta chiedendo quali sono i miei obiettivi o sta cercando di vendermi un prodotto? Si torna a sperare, ma l'incertezza non è finita. Un'indagine fra chi ha meno di 35 anni. Per il 48% non si mette su famiglia senza i soldi dei genitori. Per il 45% risparmiare è un difficilissimo sacrificio. Il 40% pensa: non avrò mai uno stipendio come quello di mamma e papà. Fiducia, bene raro. Lo sa bene il ministro dell'economia, anche lui ogni giorno alle prese con la fiducia. L'Italia sta conquistando e mantiene la fiducia dei mercati, ha ottenuto in misura tangibile la fiducia delle istituzioni internazionali, a cominciare dalla Commissione europea. Deve vincere definitivamente la battaglia della fiducia dei suoi stessi cittadini.